Ciao a tutti, ben ritrovati su Sunshine Money. Prima di iniziare volevo ringraziare tutti gli iscritti e invitarvi, mi raccomando, ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi volevo tornare su un sito che vi ho già presentato un bel po' di tempo fa, ossia ADBTC. Qui, come dice il nome stesso, si vanno a guadagnare dei Bitcoin. Ma come si fa? Allora, innanzitutto bisognerà iscriversi, io come sempre vi lascerò tutti i link necessari in descrizione. Per iscriversi bisognerà, una volta che si è su questa pagina, cliccare sulla voce Sign Up e, come potete vedere, inserendo una email, il proprio indirizzo Bitcoin, che poi comunque si potrà andare a cambiare all'interno della nostra dashboard se ne abbiamo bisogno, e una nostra password, cliccare sul tasto Sign Up e così siamo, come dire, già registrati e possiamo entrare nel nostro account. Io non ricordo se questo sito al momento della registrazione ci invia una email di conferma, però io questa era una cosa che dicevo sempre, specialmente quando ho iniziato a fare i miei video. Secondo me è una buona norma, ogni volta che ci iscriviamo su una nuova piattaforma, andare a controllare nella nostra email se il sito in questione ci invia o meno una email di verifica. Spesso queste email arrivano negli spam e quindi andare a controllare anche lì. Alcuni siti ci avvertono di questo invio, altri no. Quindi, secondo me, ogni volta che ci iscriviamo su una nuova piattaforma, su un nuovo sito, è buona norma andare a controllare se una email del genere ci arriva o meno. Comunque, una volta che ci siamo registrati, io ovviamente già sono registrato, possiamo entrare nel nostro account, nella nostra dashboard. Cliccheremo su Sign In, inseriremo quindi la nostra email, la nostra password, risolveremo questo semplice captcha, login. Qui siamo sulla nostra dashboard. Come si fa a guadagnare da questo sito? Allora, innanzitutto qui a sinistra abbiamo tutti i menu. Si va appunto dal withdraw, dal menu dei ref, dal menu dove si possono cambiare i wallet, come vi dicevo prima, ma per guadagnare quello che interessa a noi è tutto il menu Earn. Quindi si va dal semplice surf, io adesso ci clicco sopra, qui ci vengono proposti dei, come dire, dei siti da visitare. Innanzitutto vado a risolvere questo captcha. Ok. E il sito stesso ci dice che in questo momento sono disponibili 27 siti che ci daranno in totale 178,5 satoshi. Tutti i satoshi, quindi i bitcoin guadagnati, andranno qui a sinistra nel balance. Come potete vedere, io in questo momento ho 1708 satoshi. Bisognerà, per visitare questi siti, cliccare sul tasto Start, ok, e in questo momento, se io cliccassi, il sito che si andrebbe ad aprire mi darebbe diritto a 18,2 satoshi. Quindi io clicco, come potete vedere si apre un sito, la piattaforma ci sta guadagnando perché sta pubblicizzando questo sito. Qui mi parte un conto alla rovescia, io posso anche continuare a navigare su altro, non succede assolutamente nulla. Come potete vedere, il conto alla rovescia va tranquillamente. Finito il conto alla rovescia, mi saranno accreditati questi satoshi. Adesso aspettiamo insieme che finisca. Eccoci alla fine del conto alla rovescia. Come vedete, qui i siti disponibili vengono aggiornati e possiamo andare avanti. Ricliccando sul tasto Start,
ci viene proposto un altro sito pubblicizzato, riparte il conto alla rovescia e alla fine di questo conto ci verranno accreditati questi altri satoshi. Poi un'altra modalità per andare a guadagnare è questa, Active Window Surfing. Qui praticamente ci vengono proposti sempre dei siti da visitare, ok, però visitando questi siti affinché ci vengano accreditati i relativi satoshi, ad esempio per questo sito, ci dice che per una visione di 30 secondi ci verranno accreditati 20 satoshi. Ok, per quest'altro, ok, 10 satoshi per 10 secondi. Io adesso vado ad aprire questo, mi si apre questa pagina. Ok, io in questo caso, in questa sezione, devo rimanere sulla pagina. Come potete vedere, parte il conto alla rovescia, non mi posso muovere da questa pagina. Alla fine mi verranno accreditati i relativi satoshi. Ecco qui, vado a risolvere il captcha dove mi viene chiesto di indicare una delle due immagini uguali, nel caso questa, e come potete vedere 10,5 satoshi sono stati accreditati. Ripeto, tutti i satoshi vanno nel balance. Continuando, abbiamo l'ultima sezione per guadagnare, che è quella dell'autosurfing. Qui, praticamente andando in questa sezione, io adesso l'ho già fatta, qui saranno disponibili, come dire, dei siti in autosurf. Facendo partire questa sezione non dovremmo fare assolutamente nulla, il sito andrà a guadagnare da solo. Una volta arrivati alla soglia minima di prelievo, possiamo andare a ritirare sia sul sistema Faucet Hub sia sul nostro wallet personale. Quindi andremo nella sezione Withdraw. Andremo, ovviamente, una volta impostati i nostri relativi portafogli, sia quello personale che quello di Faucet Hub, andremo a decidere con quale sistema andare a ritirare. Per Faucet Hub, se adesso clicco su Faucet Hub, il prelievo minimo, come potete vedere, è 4.500 satoshi per un massimo di 30.000 satoshi, mentre per il portafoglio personale è di 40.000 satoshi. Questo è quanto. Io sono già andato a prelevare una volta un po' di tempo fa su questo sito col sistema di Faucet Hub, ecco qui, e mi ha tranquillamente pagato. Questo è quanto. Io in chiusura quindi vi ringrazio per la visualizzazione, vi rinvito, mi raccomando, ad iscrivervi al canale, a lasciare un like ai video che vi piacciono, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao al prossimo appuntamento.